Forse una cinquantina, o forse anche un po' di più. Beh, insomma, ho conosciuto veramente tantissimi infermieri tra i vari reparti nei quali ho alloggiato e poi nei vari cambi turno. Quindi c'erano gli infermieri del buongiorno, della mattina, poi c'erano quelli del pomeriggio, c'erano quelli che invece vedevo nel turno notte. E con moltissimi di loro ho legato veramente tanto. Tanto che sono ancora in contatto con loro e sono quelli che sono entrati nel mio cuore, sono quelli con cui ho stretto una relazione, una connessione veramente profonda. E poi invece ci sono quelli con cui non riuscivo in nessun modo, anzi, molto spesso ero infastidita dalla loro mancanza di cura, dalla loro frettolosità, dal loro fare, dal loro fare senza amore. Perché, non lo so, questa poi è la mia esperienza personale, però la differenza che percepivo, che sentivo letteralmente sulla mia pelle, è il fatto che c'erano infermieri che facevano il loro lavoro con totale amore, totale dedizione, totale cura. E c'erano quelli in cui mi continuavo a chiedere perché continuano a fare questo lavoro. Di questo argomento e di molti altri argomenti ne ho parlato in questo secondo episodio di Anche Umani con Andreina Reschietti, che oltre ad essere una persona speciale che ho avuto il piacere di conoscere, è infermiera dal 1981, quindi credo che di esperienza ne abbia, è coordinatrice ed è counselor. Tu sei infermiera da un bel po' di tempo. E sul ruolo dell'infermiera c'è ancora, secondo me, un bel po' di confusione. Quindi inizierei proprio con questa domanda, cioè se ci vuoi un po' spiegare qual è il ruolo, qual è la figura dell'infermiere. Nell'immaginario un po' di tutti noi rappresenta un po' il ponte tra il medico e il paziente. È così? Non è così? La storia dell'infermieristica è recentissima. La fondatrice, tra l'altro, quest'anno è il 200° anniversario della nascita di Florence Nightingale, che è la fondatrice dell'infermieristica moderna. Lei è inglese, di famiglia nobile, ma è nata a Firenze, per questo si chiama Florence. E quest'anno sarebbe l'anno internazionale dell'infermiere, il 2020. L'infermiere è tanto cambiato, sia dai tempi di Florence, che non esisteva, nel senso che si dedicavano alle cure o suore, quindi dedite agli ospizi, agli ospedali, o donne di malaffare, perché il rapporto con il corpo nudo non poteva essere di persone per bene. Tu capisci che storia abbiamo alle spalle? È per questo che io credo che l'essere infermiere sia ancora poco capito. Da professione sanitaria ausiliaria siamo passati a professione sanitaria. Quando eravamo ausiliari, eravamo ancellari, sì, eravamo da tramite tra medico e paziente. Io ho molti ricordi perché io sono nata professione sanitaria ausiliaria, mi sono diplomata nell'81, erano percorsi regionali. Io ho iniziato la scuola a 16 anni e a 19 ero già infermiere. Tu capisci che adesso è un percorso universitario, triennale come infermieristica di base e poi c'è la
da specialistica fino ad arrivare al dottorato. Quindi in questo momento si è talmente evoluta che è una professione diversa da quella dei miei tempi. Certo, si è molto più complessificata, diciamo. Sì, diciamo che sicuramente ha una base culturale diversa. Noi eravamo un po' gli infermieri più del fare. Cioè, io ho iniziato la scuola nell'ottobre del 1978, dopo 15 giorni ero in reparto. Adesso un percorso universitario piuttosto impegnativo e anche complesso. Quindi è decisamente diversa rispetto a un tempo. In realtà non dovremmo essere più il tramite del medico con il paziente, ma dovremmo essere una professione che cammina insieme con la professione del medico. Però abbiamo una storia diversa. Ancora adesso, come ai miei tempi, perché posso dirlo, in reparto, quando c'è il medico, il paziente spesso non capisce quello che dice. Quando il medico esce, chiede all'infermiera: ma cosa ha detto? Sì, è vero. L'ho Sì. È provato anch'io. Sì. spessissima questa cosa. Perché con il medico c'è ancora una sorta di distanza, di riverenza. Con l'infermiera invece si è più a contatto, è una professione di cura. Di colui che si prende cura. Sì, cioè si passa anche più tempo poi con l'infermiere rispetto al medico, anche se nello stesso tempo, sempre per mia esperienza personale, quindi assolutamente opinabilissima, quello che notavo anche è che molti infermieri che ho incontrato erano molto, se non condizionati propriamente, almeno influenzati dal medico, dal suo atteggiamento. Quindi notavo che se il medico era di un certo tipo, quindi era, che ne so, molto freddo, distaccato, a loro volta anche gli infermieri erano così con noi pazienti. Se invece il medico che entrava nella stanza era più cordiale, più socievole, più caloroso, di conseguenza anche l'infermiere era così. Quindi quello che notavo, questa sorta di riflesso del medico, che poi è una cosa che avviene nella vita di tutti i giorni, cioè l'autorità è ancora, ci influenza, vuoi o non vuoi, l'atteggiamento dell'autorità ci influenza. Assolutamente sì. Anche se ti dico la verità, gli infermieri di adesso sono un po' più lontani rispetto ai miei tempi da paziente. Perché io sono nata che la prima cosa che ho imparato a fare sono stati i letti. E Quindi quando contatto sei. puro. Esatto, non esistevano gli operatori sociosanitari, gli infermieri erano a 360 gradi, quindi si occupavano sia della terapia che del giro del medico, eccetera. Ma si occupavano anche del contatto col paziente nel rifare i letti, nell'igiene del mattino, hai capito? Ed è lì, quando tu tocchi il corpo di un altro, che entri più in contatto con la parte vera. Quando entri in intimità, perché tu entri davvero in intimità. Questa parte, per tutta una serie di motivi, che vanno anche bene per la crescita professionale, adesso viene delegata al personale OSS. E secondo me questa parte manca. Io non dico che gli infermieri debbano tornare a fare l'igiene del paziente, ma avere il tempo di rapportarsi col paziente come se
Mi piacerebbe. Era la cosa che a me piaceva di più. Adesso sembra quasi che ci sia un fastidio nei confronti di questo. Infatti, molti infermieri che seguo, molto giovani, 25-30 anni, ci tengono molto a sottolineare il fatto che loro non, cioè che la loro professione non è lavare i sederi. Ho notato questa cosa. Si vogliono molto distaccare Certo. da questa attività. Assolutamente sì, per il percorso che adesso fanno. Però secondo me, se serve, si lavano anche i sederi. Hai capito? Nel senso che non è un lavoro umiliante, è rispondere a un bisogno del paziente. Sì, ci sono gli altri assolutamente, ma vedi, lavando sederi si vedono anche se ci sono piaghe. E lo dico perché adesso ormai da 20 anni mi occupo di assistenza domiciliare e a volte nelle schede di dimissione redatte dai colleghi infermieri non troviamo che ci sono piaghe, quando noi a casa le ritroviamo. E sai quando noi chiamiamo il reparto cosa ci dicono? L'operatore non ce l'ha detto, no, sei tu il responsabile dell'assistenza. E prima che il paziente viene dimesso, lo giri, lo guardi, lo controlli. E io che sono del territorio devo sapere se il paziente viene a casa con delle lesioni da decubito. Certo, io che ho vissuto sulla mia pelle le piaghe, so cosa significa. Hai capito? Allora, ed è giusto che sia così per i nuovi. Per me è una cosa inconcepibile, perché altrimenti prendiamo un pezzo, stiamo diventando come i medici. Ci occupiamo del nostro pezzo, non ci occupiamo della persona malata. Sai che differenza? Ah, sì. È quello che a me dispiace un po' dell'evoluzione dell'infermieristica di adesso. Io vedo che questo si è un po' perso. Ma secondo te è dato principalmente da questo aver reso la professione dell'infermiera molto... tu mi dicevi prima che il percorso adesso è universitario, poi c'è comunque una Certo. specializzazione. Molto, come posso dire, più accademica che vicina alla carne e alla pelle, dell'essere umano. Cioè, questo è uno dei fattori, secondo me. L'altro fattore è l'evoluzione della medicina. Cioè, nel giro di 40 anni la medicina e chirurgia è evoluta in termine tecnico, in maniera esponenziale. Per cui usiamo un sacco di macchinari in questo momento, è l'esperto e l'infermiere dei macchinari sanitari. E l'altra cosa è che c'è pochissimo tempo. C'è poco personale, sia operatori che infermieri, rispetto alla quantità di lavoro che ci sarebbe da fare nel prendersi cura delle persone. Per cui spesso si è di corsa. Giustamente chi fa un percorso accademico credo che voglia non occuparsi più di igiene correttamente, però sai quello che mi spaventa un po' è che spesso, finita la triennale, e probabilmente farei così anch'io se avessi 20 anni, si iscrivono alla specialistica. Dopo 5 anni di università, non vogliono più fare gli infermieri. Non vogliono più andare in reparto. Spesso vorrebbero diventare già subito dirigenti, come il loro titolo permetterebbe.
Ma non hanno mai passato un giorno in corsia a fare, a essere, anzi, non a fare, a essere infermiere. E questo mi spaventa. Questo mi preoccupa. Allora, io insegno agli operatori sociosanitari da tanti anni. E dico, io insegno volentieri a voi, perché chi si prenderà cura di me? Quando sarò vecchia sarete voi. Chi mi laverà, chi mi curerà, chi mi toccherà. L'altra cosa, se tu noti, non c'è più sia da parte dell'infermiere che del medico la clinica. Noi ci rapportiamo col paziente attraverso esami, radiografie. Referti e spesso non si tocca il paziente. Eh sì, era uscito proprio su questo argomento un articolo del direttore di The Lancet, una delle riviste più grandi di medicina, che è stato paziente e quindi ha vissuto sulla sua pelle la mancanza del tocco. Ha proprio scritto un articolo su questo. I medici non toccano più, i curanti non toccano più. È vero. L'osservazione, sai, una delle prime cose che ci insegnavano era l'osservazione del paziente, che passava attraverso anche il tocco. Ed è una cosa che non si fa più. Cioè, osservare significa porre attenzione, significa guardare il paziente, significa toccare il paziente. Significa farsi raccontare la propria storia, non l'anamnesi, ma la propria narrazione di malattia. Chi lo fa? Pochi. E nel momento in cui rifai il letto, se il personale ha l'accortezza di non parlare fra loro, ma di parlare con il paziente, che è disteso, tante storie vengono fuori. Libri Libri interi. interi. Io ho ancora i ricordi delle chiacchierate fatte mentre ero stesa su quel letto. Storie mie, storie degli operatori. Mi piace sempre chiamarlo un incontro magico. Anche se è solo di 2 minuti, 5 minuti. C'è magia nell'incontro tra due esseri umani. Se c'è attenzione verso l'altro, Sì. vera, scaturiscono delle cose che non ti dimenticherai mai. Prima hai detto una cosa molto interessante che per me ha una grande differenza, ma vorrei capire meglio da te qual è la differenza, cioè tra fare l'infermiere e essere infermiere. La differenza sta in quello che tu ci metti. Essere è esserci in tutto quello che sei, con la capacità però di trovare anche il tuo spazio, nel senso che non devi immergerti in maniera eccessiva nel mondo e nel dolore dell'altro, altrimenti non riusciresti a stare, a sostare, pensa. Il verbo esserci, Vuol dire stare, essere con l'altro come tu sei e come l'altro è, sospendendo il giudizio. Accogliere l'altro così com'è, no, non è una cosa semplice, è una cosa molto difficile, che implica un sacco di energia e a volte gli infermieri energia non ce l'hanno. Sono sfiniti, hai capito? E questa cosa avrebbero bisogno anche loro di essere accolti,
avere la possibilità di narrare le proprie storie, avrebbero bisogno di un luogo dove rigenerarsi. Perché altrimenti se non ti prendi cura di te come infermiere, come puoi andare verso l'altro? E questo secondo me che manca agli infermieri, avere la possibilità, prima di prendersi cura degli altri, di prendersi cura di sé. Eh sì. E non solo per gli infermieri, secondo me, Sì, io parlo per la sì, mia certo. No, categoria, certo. certo, per tutte le professioni di cura. Sì, è fondamentale. È indispensabile. Poi per l'uomo, ovviamente, per la mia professione, secondo me, è una cosa indispensabile che manca. Tu mi dicevi hai iniziato nell'81, se non sbaglio. Io sì, come professionista ho iniziato a lavorare il 3 agosto 1981, mi ricordo la data. Pensa un po'. Pensa a te. Tu sei stata infermiera fin da subito o hai fatto l'infermiera e dopo hai imparato e capito l'importanza dell'essere infermiera? Questo è un percorso che sto ancora facendo, eh. Non si finisce mai di imparare l'essere perché vuol dire conoscere se stessi. E quindi io non sono solo infermiera, sono anche figlia, mamma, moglie. Quindi non è che posso disgiungere le due cose. Tu sei con quello che è l'altro. E anche qui mi fai collegare a un'altra cosa. Mi sta piacendo tanto questa chiacchierata. Anche a me. Molto, che bello conoscerti. hai appena detto, è impossibile disgiungere queste due cose, cioè tu sei infermiera, ma sei anche mamma, sei anche moglie, sei amica, sei figlia. Ed è una cosa che credo fermamente anch'io, è che molto spesso si parla di vita professionale e vita privata, come se queste due cose fossero da tenere in maniera molto rigida, distaccate tra di loro. Però io non credo che riusciamo a disgiungere il mio essere figlia con un mondo emotivo, il mio essere moglie con un mondo emotivo e poi entrare in reparto e cancellare quel mondo emotivo, anzi, si amalgamano le cose, credo. Assolutamente sì. Noi siamo un holos, un'unità, corpo, mente, spirito. Non possiamo, dovremmo essere schizofrenici per disgiungerci, capito? È ovvio che nel momento in cui sono in reparto mi immergo nella mia professione, ma porto tutto quello. Io mi ricordo da giovane infermiera quando avevo i figli piccoli, cioè avevano 38 di febbre e io non sapevo dove metterli per andare a lavorare. Tu credimi che trovavo la soluzione perché guardavo mio marito e dicevo: non esisteva quel tempo che si poteva prendersi la giornata per i figli piccoli, è arrivato dopo, eh. Quindi dicevo: chi va a lavorare, io o tu? E tu credi, cioè con che animo io entravo in reparto con la Certo. preoccupazione di mio figlio? Non esistevano cellulari, c'erano solo i telefoni, hai capito? Poi in reparto, quando si facevano le notti, pensa, io ho lavorato in reparto con le notti fino al 2001, perché poi ho fatto la coordinatrice di saltatorio e facevo la reperibilità. Cioè, tu smutti dalla notte e sei completamente in un mondo, vattata, sei stanchissimo,
Eppure ti devi occupare dei figli, cioè il lavoro te lo porti dietro per forza, la famiglia te la porti dietro per forza, non puoi dividerti. Devi trovare un equilibrio che è spesso instabile, come la vita, cioè la vita non è una linea retta, vero? Ha i suoi momenti di alto, i suoi momenti di basso, ecco, per cui... E tu come trovi questo equilibrio? L'equilibrio è una ricerca. Allora, io lo trovo e in questo momento posso permettermi di trovarlo perché non sempre ci sono riuscita in ricavarmi spazi che siano completamente miei per fare qualcosa che mi rigeneri. Allora, leggo o ascolto musica, medito. Prego. Ma ognuno trova il suo equilibrio, hai capito? Importante è riuscire a ricavarsi lo spazio per fare quello che ami fare. Poi, e tu sicuramente, è una cosa che dico sempre agli operatori, voi capirete. Quando ci sono intorno gli infermieri che amano fare il proprio lavoro, perché il reparto è tranquillo. Quando ci sono infermieri che non amano fare il proprio lavoro, e si vede, si sente, si percepisce, il reparto è un caos, perché questa cosa è altamente infettiva. È come un'onda che si propaga. Infatti Assolutamente sì. mi chiedo spesso quanto è importante il perché una persona sceglie di fare l'infermiere, di essere infermiere. Sì, ma è una scelta che va fatta tutti i giorni, sai. Non è una scelta che una volta fatta dura per sempre. Nella mia storia professionale ci sono stati tanti momenti in cui mi sono detta basta, non voglio più fare l'infermiera, per tutta una serie di motivi, sia personali che professionali. Poi ho imparato a chiedere, io dico alla vita, chi dice Dio, chi dice Buddha, chi dice altri dei, o a chiedere alla vita, ma devo continuare a fare l'infermiera? E la vita mi ha sempre risposto di sì, attraverso varie forme. Mi ricordo questa cosa. Allora, sia per entrare al corso di infermiera, che per entrare al corso di caposala che poi ho fatto nel 87-88, bisognava superare un test scritto e orale. Erano molto selettivi, eh? Poi il corso di caposala l'avevo già fatto una volta, non ero passata. Però avevo voglia di rimettermi in gioco, no? E allora sono andata, come ogni tanto mi capita, a Monteberico, perché per noi vicentini Monteberico è un po' un luogo sacro. E dico, guarda, se devo fare sto corso, pensaci tu, ecco. E ero a Monteberico e esco per andare a fare l'esame, trovo una vecchietta che mi chiede di riportarla all'IPAB Trento dove lei abitava, all'ospizio. E abbiamo chiacchierato insieme in macchina. E la stavo riportando nella sua casa di riposo. Allora lei mi raccontava che al mattino, quando poteva,
Saliva su a Monte Belco a dire una preghiera. E allora lei mi ha detto: cosa posso fare per te in una preghiera che oggi è un esame? E l'ho passato. Ecco, quindi, oppure quando mi è capitato non tanti anni fa, sai, ogni tanto io mi prendo le giornate di meditazione con un gruppo e avevo proprio detto al gruppo: non so, sono molto stanca, non ce la faccio più, è un periodo pesante al lavoro, no, non so cosa fare. Quel giorno una partecipante al gruppo si è rotta una caviglia e io l'ho accompagnata in ospedale, in pronto soccorso, e lei mi ha detto: tu devi fare l'infermiera. Capito? Questo è il tuo posto. Bisogna stare attenti, per me, ecco, per me, a quello che la vita ti indica, perché quello che ci succede per me non è mai per caso. Neanche per me. Questa almeno è la mia visione, il mio modo proprio di stare al mondo, ascoltare i messaggi che la vita ti dà. Ci vedo sempre della simbologia, no? In ogni incontro, in ogni evento che capita, non è mai a caso. Paradossalmente, gli eventi più dolorosi sono quelli che ti fanno fare il salto più alto. Sai, quando tu cammini ed inciampi, se non cadi, fai il passo più lungo. E credo che, per l'esperienza mia di vita, i momenti più difficili e dolorosi sono quelli che ti fanno andare avanti nella vita, fare qualcosa di diverso, cambiare, trovare un altro senso. È come quando tu, sai, cammini nella nebbia e dici: caspita, dove sto andando? Il sole c'è, ma non si vede. E poi quando la nebbia si dirada, tu vedi il sole e dici: ah, c'è il sole. Ma non lo apprezzeresti se non fossi passata attraverso la nebbia. Io credo che noi non apprezzeremmo la vita se non passassimo attraverso il dolore. La sento tutta questa frase. Mi piace questa tua magia e questo amore per la vita. Lo percepisco. E nel nostro scambio di mail precedente a questa chiacchierata, tu mi hai introdotto una storia con una paziente Margherita, che devo dire mi ha emozionata fin dalle poche righe che mi avevi scritto. Quindi se vuoi raccontarla, un po' meglio. Sì, Margherita io l'ho conosciuta nel mio primo reparto, che è stata la chirurgia seconda donna a Vicenza. Adesso quel reparto non esiste più, ma nel 78, quando io ho iniziato, quell'area dell'ospedale era appena sorta ed era uno, quando ho cominciato nell'81, era uno dei reparti più nuovi, al settimo piano del monoblocco. Io, sai, come il primo amore, io ho un sacco di ricordi del mio primo reparto di lavoro e ogni tanto lo sogno ancora. Margherita era una paziente molto giovane, operata di tumore al seno. E come ti dico, a quel tempo
Io l'ho conosciuta quando stavo facendo tirocinio, in quel reparto che poi è diventato il mio primo reparto di lavoro. Da allieve, allora si chiamavano allieve, non studenti, da allieve ci occupavamo proprio dell'igiene intima, del letto, eccetera, per cui avevamo anche più spazio, più tempo per relazionarsi con i pazienti. Margherita per me era come una sorella, io non ho sorelle, ecco. Per cui spesso quando avevo un attimo di tempo andavo da lei e mi facevo raccontare. Era molto preoccupata, aveva 5 figli. E a quel tempo, sai, e ti parlo di 40 anni fa, non c'erano le cure che c'era adesso. Superare la mastectomia era molto difficile. Però la filosofia di chi lavora in chirurgia è comunque vedere i pazienti operati ed uscire con le proprie gambe. Perché poi le cure si fanno in altri reparti. La chemioterapia, non esisteva l'oncologia a Vicenza, la chemioterapia veniva fatta in medicina. Quindi ritrovo Margherita nel reparto di medicina, prima donna con cui ho fatto il secondo anno di tirocinio, ecco. Quindi lì è ripreso un po' il nostro rapporto speciale, cioè quando io potevo andavo da Margherita e ci raccontavamo le nostre storie. Lei era davvero molto preoccupata per i figli. Ricordo i suoi racconti fatti di chissà cosa succederà a loro, cioè lei se la sentiva che non sarebbe andata bene, anche se ci ha sempre sperato. Margherita io poi non l'ho più rivista, so che è morta poco tempo dopo, quindi tanti anni fa. Però ogni tanto penso, pur essendo passati 40 anni, la ricordo ancora. Ci sono incontri che non si dimenticano. Che poi non ti posso dire cosa ci siamo detti nel dettaglio, però so che tra noi c'era un qualcosa di speciale. Allora, arriva il 1981 e comincio a lavorare. Trovo una signora sempre in chirurgia e mi dice: "Ma tu sei l'Andreina?" E faccio: "Ma come mi conosce?" Perché io sono la sorella di Margherita. Cioè, Margherita mi parlava di te. Si ricordava di te. Si ricordava che delle chiacchierate. Delle chiacchiere che facevate, sai. Per cui tu pensa, cioè, sai Pazzesco. come dice la mia amica Paola, no? Il vento fa un giro e poi ritorna. Ecco, sono le cose che ti dicono: caspita, ho scelto la professione che fa per me. Sono queste le cose, sai, che professionalmente ti fanno riscegliere la professione ogni giorno. E mi ha raccontato dei figli di Margherita, che erano tutti bravi. Però questo fatto qua, guarda, cioè, sono le cose che ti rimotivano, che ti dicono, vai, pur nella fatica, sai, anche di una professione poco riconosciuta. Però mi dice, quell'incontro mi ha detto: sì, sei nel posto giusto.
Ed è interessante anche ascoltando altre interviste fatte finora. È interessante vedere come quello che ti motiva va oltre l'aspetto puramente tecnico della professione. È un qualche cos'altro, Assolutamente che può sì. essere la gratitudine, che può essere la magia della vita. È molto interessante questa cosa, va proprio oltre il saper fare, va oltre la laurea, va oltre le conoscenze pratiche. È un qualcos'altro di un'altra dimensione. Tu non ti ricordi con il tempo delle cose che hai fatto bene tecnicamente? Assolutamente. Nella memoria resta l'incontro con l'altro. Quegli incontri speciali che tutti facciamo nella vita, no? E sono le cose che non si dimenticano, non, assolutamente. Anzi, ti dirò. Che con il tempo si ricorda molto più il passato del presente. Però quello che si è diventati, quello che si diventa, quello che mi sento di essere diventata, è proprio frutto della relazione con l'altro ed in particolare con i malati e in particolare ancora di più con i malati nell'ultima fase di vita che sempre ti insegnano, cioè sempre. Sto sorridendo molto perché nella mia mente stava per partire la domanda sul che cosa ti insegnano i pazienti che hai incontrato, o Margherita nello specifico, o comunque in generale i pazienti che hai incontrato. E quindi ecco, mi ha fatto sorridere questa cosa che tu hai detto delle persone nell'ultimo stadio, Sì. nell'ultima fase che ti insegnano. Che cosa ti insegnano? Che cosa ti hanno insegnato? Paradossalmente chi sta morendo mi sta insegnando a vivere più intensamente, a vivere non frettolosamente. Allora, io sono convinta che le persone nell'ultima fase di vita, quando si avvicinano alla morte, lo sanno. Tra l'altro c'è un termine gergale che noi infermieri conosciamo e che è il canto del cigno. Non so se ne hai mai sentito No. parlare. Allora, sai che le piante prima di morire fanno la più bella fioritura e poi muoiono? Così i pazienti, i malati. Allora capita. Che sono in fine vita, improvvisamente si riprendono. Allora capita la persona in stato semicomatoso che quel giorno è assolutamente lucida. La persona dolorante che per quel giorno non ha male. Ed è in quei frangenti in cui danno le spiegazioni più belle di com'è la vita. E poi è come se dovesse succedere ancora qualcosa, come se loro dovessero dire ancora qualcosa o incontrare ancora qualcuno. E mi è capitato di paziente oncologico a domicilio che tutti si aspettavano che morisse da un giorno all'altro. In realtà si riprende e noi avevamo capito perché. Perché sua figlia doveva sposarsi. È arrivato il giorno del matrimonio, è andato al matrimonio
accompagnato la figlia. E la settimana dopo era morto. Rivedi. Sono le persone che chiedono perdono per quello che hanno fatto, che aspettano il figlio che non hanno visto da tempo, per dargli l'ultimo saluto. Sai, a noi capita spesso che quando andiamo per le cure palliative a domicilio, entriamo nelle case delle persone e ci avvicina il parente e ci dice: mi raccomando, per esempio la moglie, mio marito non deve sapere che sta per morire. Poi entriamo nella camera del marito e il marito ci dice: mi raccomando, mia moglie non deve sapere che sto per morire. E allora da infermieri cerchiamo di ascoltarli, perché la prima cosa è ascoltare, e poi cercare di farli parlare fra loro. E sai che poi nel momento in cui si parla, no? Capita spesso che la moglie lascia andare il marito e il marito non lasci niente di sospeso. Per cui i malati morenti mi insegnano a vivere momento per momento, perché si può sempre fiorire anche prima di morire, magari per una sola volta. Grazie Andreina. Grazie mille.